Che faceva sì, tu al mondiale lo hai in qualche modo anche richiamato con la gara con gli Stati Uniti, lui disse mister lei ha ragione e infatti ma era una cosa costruttiva, non assolutamente era... Carlo Paris, a te per le ultimissime. Ma le ultimissime innanzitutto questo striscione che viene esposto a centrocampo dall'AMREF, l'associazione italiana insieme per lo sviluppo e la salute dell'Africa. Affrontiamo una squadra sudafricana che per la prima volta in questo continente ospiterà il mondiale ed è una giusta iniziativa questa mentre le squadre stanno entrando in campo. Ci sarebbe voluto un po' più di pubblico da parte di Siena, però accontentiamoci. Sì, ha ragione Carlo Paris, di solito portare la nazionale in provincia è un'operazione di promozione che riesce sempre a ottenere il risultato. Siena un po' freddina, in una serata peraltro invece per nulla fredda. No, una serata fredda, però insomma probabilmente la gente vuole sempre vedere delle grandi squadre. Sudafrica è una grande squadra, però non è così grande come potrebbe essere l'Inghilterra o il Brasile eccetera, e probabilmente non hanno seguito molto. Prima per Enrico Varriale con il presidente Abete. Enrico. Sì, sono con Giancarlo Abete, il presidente della Federcalcio, particolarmente rilassato direi per il risultato che è arrivato da Tbilisi, insperato ma importantissimo. A questo punto a Glasgow ci basta un pareggio. Sì, un risultato molto importante che sta a testimoniare che è un girone molto difficile, dà anche qualità al risultato che abbiamo fatto con la Georgia a Genova e peraltro ci consente uno spettro più ampio rispetto al fatto di correre il rischio di andare a Glasgow soltanto con l'obiettivo della vittoria. Forza però, molto anche la panchina di Donadoni, Giancarlo. Ma è importante per la nazionale, per tutti quanti noi, perché remiamo tutti nella stessa direzione. Sappiamo che è un girone difficile, sappiamo però che dopo l'inizio complesso abbiamo fatto 7 vittorie e un pareggio e quindi speriamo che questo risultato appunto di Tbilisi ci dia la spinta giusta e poi chissà, magari Francia-Lituania, chi lo sa. Sono ancora 0-0. Stasera questa partita con il Sudafrica è importante anche per un altro aspetto, un aspetto umanitario. La Federcalcio insieme con l'AMREF, che è un onlus che ha ben 140 progetti nel mondo, nell'area subsahariana, comincia un percorso importante per aiutare appunto le popolazioni più sofferenti del pianeta. Sì, è un progetto che finalizziamo ai mondiali del 2010, alla Confederation Cup del 2009, un progetto che deve accompagnare un percorso anche sociale della federazione, nella logica che il calcio è fenomeno che valorizza la pace e che AMREF è una grande organizzazione per la prevenzione della salute e lo sviluppo del continente africano. Grazie al presidente Giancarlo Abete, la linea Fabrizio Failla. Grazie Enrico Varriale, al presidente Abete.